Simenia. La quinta Biennale Artemidia Arte Amicizia, che è una vetrina degli artisti e autori della Bulgaria e dell'Italia, è un ponte culturale. Stasera sentirete cantare, suonare, recitare. Spero che vi divertiate. E adesso do la parola a Sua Eccellenza l'Ambasciatore di Bulgaria in Italia, il dottor Marin Rajkov. Grazie. Cari ospiti, eccellenze, gentili organizzatori e artisti, sono felice di accogliere nell'Ambasciata di Bulgaria a Roma la quinta Biennale Artemidia, Arte e Amicizia, in cui il principale iniziatore e promotore è la presidente dell'Associazione Artemisia, Anna Maria Petrova Giuseleva. Si tratta di un evento culturale che si propone l'obiettivo di dimostrare in pieno la ricchezza dell'arte, mettendo insieme vividi e validi artisti che sono sicuro ci faranno vivere una gradevolissima serata. I nostri due paesi si sono sempre distinti per le proprie tradizioni artistiche e culturali. Non mi metto adesso a enumerare i nomi degli artisti bulgari che si sono affermati e hanno lasciato tracce indelebili in tutto il mondo e in modo particolare in Italia, nel canto, nella pittura, nella scultura, nella poesia, eccetera, perché credo ormai li conosciamo tutti. Dirò soltanto che loro non avrebbero raggiunto simili traguardi se non fossero stati accolti e valorizzati da un paese che genera e apprezza tanto l'arte e la cultura come l'Italia. Vorrei concludere nel rilevare che gli ottimi rapporti diplomatici tra la Bulgaria e l'Italia vengono nutriti in gran parte dallo scambio culturale, perché proprio lo scambio, la conoscenza reciproca e l'amicizia stanno alla base di ogni tipo di collaborazione politica ed economica, alla base di ogni convivenza pacifica. Auguro a tutti buon divertimento. Grazie. Pittori, eccellenti pittori, professor Giampaolo Berto e Alessandro Stanno. Anche all'Accademia di Viterbo. Sta arrivando il professor Giampaolo Berto, di cui ho prego, maestro. La cosa che mi ha commosso entrando questa sera è questo capolavoro di Pecco, la scultura omona che c'è nel giardino, che è veramente un capolavoro straordinario. Dovrebbe, per mio consiglio, metterla dentro, però, perché col tempo il marmo poi è travertino. E poi farne anche una copia, si può fare un calco, farne qualche copia in bronzo, perché è bellissima. Poi, 40 anni fa, fui contattato, feci anche un documentario per la Bulgaria e ci sono opere mie a Sofia, alla Galleria d'Arte Moderna di Sofia, e questo signore, questo direttore culturale, che era un amico, veniva a studio e portò a Sofia Guttuso, Levi e tutti noi tanti anni fa, nel passato. E Pecov, no, voglio dire solo questo, un ricordo, perché alla mia età si vive di ricordi, diceva, perché un po' beveva lui. Diceva: Berto, sei l'unico che capisce di scultura. E mi ha commosso molto questa statua, bellissima, perché veramente bisogna fare una grande mostra di Pecco, perché non si possono dimenticare i maestri. Ecco, non li stiamo dimenticando. E questo palazzo è stupendo, ma
facciamo una mostra insieme qua, va bene? Ok, auguri a tutti. И да пожелаем успех. Благодаря. L'associazione Artemedia e la Fondazione Nicola Gjuseleff, fondata proprio quest'anno, hanno il piacere di presentarvi la quinta edizione della Biennale Artemedia, che unisce gli artisti e gli autori dei due paesi per la quinta volta, ancora dal 2007, quando fu la prima edizione in onore dell'entrata della Bulgaria nella comunità europea. Veglia, un'intera puntata ha portato vicino a un compagno masserrato, con la sua bocca inchinata volta al plenilunio, con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio, ho scritto lettere piene d'amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita. Cima 4, 23 dicembre 1915. Suonerà per noi Pastorale di Lubomir Picov e Preludio Opus 28 numero 22 di Frédéric Chopin. Prego. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Senza musica e rullar di tamburi, senza timpani, clarinetti, flauti, trombe e tromboni, con bisacche rappezzate in spalla e in mano con lame brillanti, ma non brillanti, ma rozzi randelli e mazze, con pertiche, picche, zappe, forche, scuri e mattelli e falci. Con girasoli, giovani e vecchi, tutti si gettavano avanti come una mandria scatenata di esseri ciechi, innumeri bufali pazzi, gridanti ed urlanti. Su di loro impietrita la cupola sta della notte. Precipitano, si scatenano in disordine, avanti, incontenibili, orrendi, sublimi. Popolo. Leggo una delle mie poesie dell'ultima raccolta uscita in Italia con Bentoni Editore di Perugia, che è sempre legata ai nostri problemi di oggi. Sono ispirata da un libro della Fallaci e gliel'ho dedicato. Forse un giorno vorrei svegliarmi col pensiero di pace, di quella nostra sofferta così attesa, insanguinata, disumana, ma pace, non più guerra. Chi lo sa se un giorno noi umani saremo quelli cresciuti, maturi, pieni d'amore per la meraviglia qui dove respiriamo, quella stupefacente, luminosa sfera azzurra, la nostra madre terra? Chissà. È un sogno questo da realizzare, da difendere ancora dalla bestia crudele, cioè di noi, quali bambini viziati che siamo. Chi lo sa? Solo noi. E io per concludere vi vorrei leggere
Venezia. Ehi, ciao, come va? Chissà che fai ora? Ti ricordi Venezia, quella nostra? E le passeggiate su e giù per i ponti e l'arrivo senza fiato alla Fenice? E il tuo sguardo da innamorato perso? Venezia per me sarai tu sempre, e saremo noi nei tempi della nostra incoscienza, Venezia temeraria, ma piena di dolcezza e spensierata innocenza. Così uguale a noi, così bella e misteriosa come il nostro futuro, ma era tutto davanti a noi e c'eri tu. E ci sembrava tutto senza confini, eterno, amabile. L'hai portata con te? Dimmelo. Commuovere ed emozionare, superando quelle stesse frontiere di connotazione geografica. Il caso non è raro, con l'eccezione di qualche soprano legato soprattutto al repertorio italiano, si tratta spesso del registro del basso, con artisti che hanno messo voci di particolare qualità espressiva a servizio di personalità straordinarie. Sono 50 anni di carriera, quella di Nicola Chiusel, che appartiene di diritto a questa speciale razza. Personalità straordinaria e multiforme, diremmo che l'artista Chiusel nasce pittore, con una mano sicura nel disegno e una grande fantasia nel colore. Così ricorda la sua scoperta della musica. Lui era adolescente, alla radio trasmetteva nel monologo di Boris. Una melodia che mi sconvolse. Stavo disegnando, mi fermai immediatamente e rimasi in ascolto, colpito dalla bellezza della musica. Quel pomeriggio trasformò la mia vita. La musica dunque entra nella sua vita e vi entra con l'esperienza di un coro studentesco. Ma certo, non è comune che i candidati a quel coro cantino con una audizione l'aria di Susani, e soprattutto così. Dopo il vichingo, in sacco, Timo, Pimen, già nella prova finale di un concorso, nel 1963, cantando Erba Giammai No, fa capire che Filippo sarà uno dei suoi grandi ruoli. Altro sfondante ruolo, non difficile da capire quale può essere il basso per eccellenza nel repertorio russo, Boris Godunov. Ma Nicola Chiusel è l'interprete notevole del tormentato zar di Mussorgsky, quando non ha ancora 30 anni. Nel 65 comincia la carriera internazionale dall'Italia e dal Giappone, per poi diffondersi in tutti i teatri più prestigiosi del mondo. Staatsoper di Vienna, Lyric di Chicago, Metropolitan di New York, eccetera. Né mancheranno importanti riconoscimenti né esperienze di insegnante. La mia conoscenza di Chiusel comincia con un Mefistofele alla Arena di Verona. Il suo dialogo, diverso da Mefisto di Gounod, è elegante e potente, ironico quanto è giusto. Si ha la sensazione che forse manchi qualcosa, ma non è all'interprete che manca, piuttosto al personaggio. Avrò modo di apprezzare questa sua caratteristica nell'82. Quando lavoreremo insieme nel messo in scena del Biennale a San Carlo di Napoli. Il suo Silva, nobilissimo, non tanto vecchio da essere privo di fascino, era il primo ingresso protagonista. Ancora prima di pronunciare le parole che mai veggio, si avverte che sulla scena succede qualche cosa. La regia di Tito Corbi. Ho assistito all'incontro di due personalità importanti e in certo modo simili. Dice Chiusel nel suo libro La voce che dipinge. Non esiste un limite netto tra i diversi aspetti dell'arte. L'importante è ricreare il personaggio da te voluto, vivere con lui. Per quanto mi riguarda, io devo molto alla pittura durante la messa in scena dei personaggi. Seguo il mio corpo, le mie mani, la mia andatura, la mia voce, tutti i componenti del gioco artistico, con l'occhio del pittore. Come se stessi disegnando in quel momento.
E questo era anche il modo di lavorare di Tito Gobbi. Quasi incredibile che non si fossero mai conosciuti, né mai più si sarebbero incontrati. Ma Giuse le dice ancora a proposito dell'eventualità di fare regie di opera. Avrei lavorato alla maniera di Tito Gobbi, prevalentemente con gli attori, facendolo calare nel contesto, svelando ciò che caratterizza i loro ruoli. Non condivido molto il modo in cui si comportano la maggior parte dei registi, i quali fanno lo spettacolo prevalentemente per il pubblico, senza scoprire la profondità dell'opera. In questa profondità dell'opera sta dunque il segreto dell'emozione, o almeno il punto di partenza per comunicarlo. Il resto del segreto non si può spiegare. Posso condividere quanto scrive sull'interpretazione del surdo Sifè di Kovanchina l'autorevole musicologo russo Yuri Korov. Il Sifè di Gusev è una creazione straordinaria dell'arte teatrale mondiale contemporanea. Va sottolineato che Gusev è uno degli artisti stranieri più apprezzati nel repertorio russo e in Russia. L'interpretazione vera viene insomma dalla mente e dall'anima, dallo studio onesto e appassionato. Questo ci dimostra una carriera come quella di Nicola Gusev, un artista culturalmente aristocratico, ma posso testimoniare insieme a tanti colleghi un signore estremamente piacevole, conversatore simpatico e colto, un professionista con cui si collabora facilmente, imparando tante cose, e in un'ultima, l'umiltà nei confronti della musica. A me è imparato. Thank you.
Come on, call for the
spara sta un ladro. Thank you.
Thank you.